Fuori dai playoff al secondo turno eliminatorio, ennesimo KO all'Adriatico, per la precisione il settimo, la Juve Next Gen si impone nettamente 3-1 e accede agli ottavi, affronterà la Casertana, una delle teste di serie della fase nazionale. Pescara senza nerbo, anima e neanche un minimo di organizzazione, nonostante il vantaggio di giocare per 2 risultati su 3. La giovanissima e talentuosa Juventus Next Gen si dimostra superiore sia tatticamente che sul piano del gioco. Biancazzurri sempre sotto ritmo, pressing individuale e mai di squadra, dalla tre quarti in su neanche una giocata offensiva. Quando si difende bassa la squadra di Cascione non è mai compatta. Rivisitando il match, vantaggio lampo al sesto con Sekulov, quasi irridente la facilità con cui i bianconeri la sbloccano. Nella ripresa sin troppo semplice per l'11 di Brambilla difendere il minimo vantaggio. In un concitato maxi recupero arrivano altri 3 gol, il raddoppio di Guerra, l'1-2 al 97esimo di Milani, e sui titoli di coda con la squadra sbilanciata l'1-3 definitivo di Mbangula. Increscioso il parapiglia finale con le espulsioni di Sasanelli e del brasiliano Pedro Felipe. L'agonia è terminata, la fine di un percorso senza ambizioni. Del resto i nodi vengono sempre al pettine: mercato estivo sbagliato, rosa assemblata male con diversi equivoci, nettamente inferiore rispetto a quella dello scorso campionato, arrivata ad 1 centimetro dalla finalissima playoff. Presi giocatori non di ruolo, adattati soprattutto a centrocampo. In attacco è stata ceduta una punta da 20 gol, Lescano, senza rimpiazzarla adeguatamente. Privo di senso e logica il mercato di gennaio, serviva almeno una mezzala, è arrivato un trequartista come Meazzi. Con queste basi, con simili presupposti, diventa perfettamente inutile soffermarsi sull'operato degli allenatori.